Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata della rubrica delle mamme. Oggi vi presento una puntata molto leggera, molto divertente, in cui è ospite con noi la nostra amica Angela Radesca della ludoteca Tutti Giù per Terra, che tutti voi avete imparato a conoscere grazie ai suoi numerosissimi interventi nella nostra trasmissione. Angela ha da sempre intervallato momenti creativi con momenti formativi. Oggi vuole proporci un lavoretto molto divertente, adatto a queste stagioni, a questa stagione, a queste giornate estive, in cui cerchiamo di tutto, insomma, per intrattenere i nostri bambini. E quindi carta e penna per segnare ingredienti e procedimento, perché con Angela, la sua collega e i suoi piccolissimi assistenti, oggi faremo insieme il sapone profumato. Un bacione e noi ci vediamo dopo. Ciao a tutti! Oggi vi propongo, insieme alla mia collega e ai miei piccoli assistenti, un simpaticissimo lavoretto che potete realizzare tranquillamente anche voi a casa per poter intrattenere i vostri bimbi in queste giornate estive. Quindi non vi resta che prendere carta e penna, annotare gli ingredienti e i vari procedimenti per poter realizzare un sapone da viaggio tutto profumato per i nostri piccoli. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!
ed ecco da ogni goccia doppiata piano piano fiorisce un palloncino colorato. Bolle, 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 bolle di sapone, sono garantite le delusioni, sono speciali per vincere la noia, non costa niente un attimo di gioia. Doppio, 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 doppio piano piano, prendo nei colori dell'arcobaleno, e inizia tutti a fare questo gioco, sarà un po' antico ma costa poco. Grazie speciale alla nostra amica Angela per questo interessantissimo lavoretto, sicuramente da riproporre con i nostri piccolini. Io rinnovo ancora una volta l'invito a voi mamme che volete partecipare alla nostra trasmissione a contattarci alla nostra pagina Facebook, la rubrica delle mamme del Vallo di Diano, nonché se avete domande o curiosità da proporre ai nostri esperti di lasciarcele in direct in modo tale che noi potremo poi rivolgerle ai professionisti che di volta in volta si affacciano nella nostra trasmissione. Io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e noi ci vediamo sabato prossimo. Un bacione a tutti!